Bene, Franci, aspetta Livia qui che tra poco viene da scuola, mi ha avvisato. Sì, certo, gli devo dire solo una cosa veloce. Ciao mamma. Sì, c'è Fra sopra che ti aspetta. Ok. Mamma, ma hai lavato? No, tesoro. E nero non è questo. Ah, anche una lettera. È tutta bagnata. Che cavolo ci hanno fatto con questa lettera? La tocco. Cara Livia, voglio solo dirti che mi mancherai tantissimo. Ma ho capito che non è più questo il mio posto. Quindi non spero sia un addio, un arrivederci. Scusami, Todd. Ti voglio bene. A te e a tutti gli altri. Francesca. No. Buongiorno Rainbows e buon lunedì. Vi ho chiamato qui perché vi devo dire una cosa importante. Abbiamo perso una cantante, ma tranquilli, siamo sette, cioè meno di lei sei, quindi non ci sarà la necessità di fare delle audizioni.
Ho pensato che, beh, anche se mi dispiace non dare altre opportunità a tutti, però ho pensato che già con 6 andiamo bene. Se ovviamente qualcuno lascerà il gruppo, allora le faremo sia per un cantante che per l'altro tipologia di pony che lascerà il gruppo, quindi cantante, ballerino, cantante ballerino o solista. E non l'avevo chiesto questo. Poi volevo dire che mio fratello e Daisy saranno co-capo gruppo del gruppo di danza e quindi lascio a voi un pochino le coreografie. Allora, per i ballerini già possiamo iniziare a lavorare perché ai nazionali c'è un balletto tutti insieme, un duetto maschio e femmina e noi abbiamo solo Jake, quindi non c'è bisogno di fare le audizioni. Poi diciamo un assolo di una ballerina, un gruppo di 7 pony, tra cui loro due, quindi 5 dovranno fare l'audizione e poi il ballo finale. Mentre per le canzoni possiamo già dare delle idee, ma soltanto fra 2 settimane arriveranno, diciamo, i primi indizi per i nazionali. La solista invece può scrivere già il suo pezzo e farcelo sentire. E nulla, buona lezione e ci vediamo dopo per le prove di ballo. Mi raccomando, tutti al lavoro e concentratissimi. Non ci posso credere. Abbiamo perso una cantante. E chi sarebbe poi? Allora, se io. Oh, scusami. Non ti preoccupare. Se io sono qua, tu sei qua. Livia è qua. Celeste è lì con Glammy. Anche Flower. Wishes, noi, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, ce n'è anche un'altra, Stella? Sì, ma non c'è, e non c'è neanche Fra non lascerebbe mai il gruppo, invece sì, Fra ha lasciato il gruppo? Aspetta, questa me la devi raccontare. Franci vuole essere un'artista completa. Ha lasciato la scuola e si è iscritta alla Crystal School. Che cosa? Non ci posso credere. E quindi se n'è andata. Già, ho trovato un biglietto in camera mia dove c'era scritto tutto questo. E nessuno lo sapeva. Non lo so. Forse Flower Wishes. Sono rimasta molto delusa da lei. Anche io. Io non è che la conoscevo tanto. Però Flower Wishes me ne aveva parlato. Era una persona davvero fantastica. Quindi averla persa è davvero brutto. Chi è che avrei perso io? No, tutti. Sì, ma io ne parlavo bene. Daniel ha fatto qualcosa, cioè, è successo qualcosa a lui? No, no, Daniel, non c'entra nulla. Di chi vi ho parlato? Cioè, state tutti qui. Lei ha lasciato un biglietto e poi Livia te l'ha detto. No, no, non può essere no. E Flower Wishes, lasciami stare. Non le do tutti i torti. Perdere la propria migliore amica fa male. Io faccio da Flower Wishes, che è meglio.
Senti, perdere la propria migliore amica ti sembra giusto quello che hai fatto alla povera Livia? No, ma non si trattano così le amiche. Non me ne frega nulla. E girati quando ti parlo. Sai, dal primo momento in cui ci siamo conosciute non siamo andate mai molto d'accordo. E non ci stiamo andando neanche adesso. Ma Daisy, io non voglio litigare con te. Solo voglio farti capire quello che hai fatto. Lo so quello che ho fatto. Scusami. Sì. Dimmi. Ehi, perché mi hai chiamato? Devo parlarti. Dimmi. È difficile, anche io quando l'ho saputo sono rimasta davvero molto triste. C'entra con qualcuno che conosco per caso? Non ne ho idea. Ragazzi. Ciao Lisa. Ho una persona che vuole parlarvi. Credo debba delle spiegazioni. Io non ci voglio parlare con lei. Aspetta. Spiegazione valida. Che cosa è successo? Non riesco a capire. Fatelo spiegare da lei. Flower Wishes, per favore, voglio spiegarti perché tutto questo. Non mi sono mai sentita così umiliata. Andare ai nazionali è uno dei miei più grandi sogni. Ma se non sei un grande artista, allora non entrerai mai nella squadra. Come? Tu ci sei entrata? Sì, ma non eri una ballerina. Io voglio essere un'artista completa. Non voglio far perdere i miei amici. E poi ci sarebbero stati tantissime parti dove io avrei dovuto cantare mentre gli altri ballavano. Non sei l'unica, lo sai. Sì, ma a me piace fare tutto, quello che fanno i miei amici. E poi i miei genitori stavano pensando di, diciamo, riaggruppare la famiglia. Ho deciso io di andare da Melody. So cosa ha passato e farla venire qui sarebbe stato orribile. E perché? C'è anche mia sorella Glammy. Lei ha paura. È per questo che me ne voglio andare. No, non puoi. Sì, invece, mi dispiace. E sono qui perché non voglio farvi soffrire, perciò voglio chiudere i rapporti. Cosa? Cioè, non di amicizia, ma di amore. Beh,
Noi potremmo essere fidanzati anche a distanza, lo sai? Mi dispiace. Non voglio farti soffrire. Sono ricorsa a soluzioni un po' troppo affrettate. Scusa, non sapevo la verità. Mi mancherai moltissimo. Anche tu. Però dobbiamo essere forti. Ci possiamo incontrare sempre. Mi mancherai tanto. Anche tu. Devo andare. Il treno sta per partire. L'accompagniamo. Ah no, scusami, aspetta, io adesso ho lezione. Va bene, ti accompagno io. Ci vediamo, Olivia. È brutto perdere un'amica, lo so. Soprattutto se è qualcosa di più importante per te. Io ho perso sia un'amica che una buona importante. Lei era molto per me. Se vuoi per prendere sonno, no, non so cosa mi vuoi dire, ma no, credo di ritornare a Star City. Che? Voglio stare lì fino a quando non dimenticherò per sempre Fra. Va bene, però ricorda, io ci sarò sempre, i Rainbow ci saranno sempre. You don't gotta go to work.